in collaborazione con Itinerari, ben ritrovati per questa nuova puntata. Oggi siamo in Oltrepò Pavese, siamo alle porte dell'Oltrepò Pavese, siamo ancora in pianura, esattamente siamo a Casei Gerola, paese con tante ricchezze culturali ed architettoniche. Ovviamente non cambiate canale e seguitemi. Eccoci arrivati nel palazzo municipale di Casei Gerola e qui nell'ufficio del primo cittadino incontriamo inevitabilmente il sindaco Leonardo Tartara. Prima di tutto grazie mille di averci ospitato. Grazie a voi, buongiorno Stefano. Allora, siamo qui per capire come si vive qui a Casei Gerola, ma soprattutto per capire le sue tante ricchezze. Casei Gerola è la porta dell'Oltrepò. Per quelli che arrivano da Milano, da Genova, ma anche da Piacenza e da Torino. In effetti la distanza da Milano è di meno di 50 km, anche abbiamo il casello dell'autostrada, quindi si raggiunge Milano in meno di mezz'ora, così pure il mare in 40 minuti. Siamo vicini alle colline dell'Oltrepò, ha un paesaggio davvero bello, invitante, ha un ambiente amichevole e piacevole. Il cibo è buono. E anche i prezzi dei servizi, i prezzi delle case, i prezzi del cibo sono assolutamente abbordabili e in linea con quello che vuole essere la campagna, un ambiente diciamo amichevole e accogliente. I servizi, beh, come dicevo, per la collocazione geografica i trasporti sono molto agevoli, sia quelli stradali che ferroviari con collegamenti con le grandi città. E abbiamo le scuole elementari e medie, ovviamente l'asilo nel nostro territorio, due campi sportivi, un centro sportivo molto importante, presto avremo anche una piscina oltre ai campi da tennis, da calcio, da calcetto. Abbiamo anche una grande ricchezza dal punto di vista delle associazioni, le associazioni che si occupano dei servizi sia agli anziani che al trasporto delle persone che hanno bisogno di andare a fare esami, di andare agli ospedali. C'è molta solidarietà nel nostro territorio e questo è tipico dei piccoli comuni. Abbiamo degli eventi interessanti, abbiamo una Proloco molto attiva che già a partire da quest'estate, fortunatamente stiamo uscendo pian piano dall'emergenza del Covid, propone un calendario di tutto rispetto. La nostra collocazione geografica, ma anche la nostra storia, fanno di Casei Gerola un luogo di passaggio da cui sono passati anche santi come Sant'Agostino, nel trasferimento diciamo del corpo di Sant'Agostino dalla Sardegna fino a Pavia dove è sepolto. Sant'Agostino è stato una notte sul nostro territorio e c'è un santuario che oggi avrete il piacere di visitare anche grazie al racconto di un nostro concittadino e diciamo di apprendere questa parte di storia del nostro territorio. Questo santuario è anche legato alla storia di Don Orione. Abbiamo un castello importante, ancora diciamo molto con delle mura massicce, un'area interna molto bella che è stata di recente restaurata, che potrete anche in questo caso vedere.
La collegiata, la chiesa principale, ha molte ricchezze e all'interno c'è anche un ciclo di pitture attribuito al Foppa da Vittorio Sgarbi, che è stato qui da noi qualche anno fa. Anche questo è stato recentemente restaurato. Il nostro parroco è uno storico, quindi ci appassionerà nel suo racconto, sia nella chiesa di Casè che in quella di Gerola. E abbiamo poi un'associazione che si occupa dell'arte contemporanea, abbiamo un grande pittore, Pietro Bisio, che è un nostro concittadino. Questa associazione da più di 10 anni ha deciso di arricchire le vie del nostro paese, le nostre case, con delle riproduzioni di quadri del nostro maestro principalmente, però abbiamo anche un piccolo museo. E quindi grazie a Pasqualino Urni, alla sua associazione di arte diffusa, potremo anche vedere quello che è una ricchezza, diciamo, contemporanea sul nostro territorio. Ecco, per tutti questi motivi, insieme al fatto che abbiamo anche un parco di interesse sovracomunale, una zona umida molto interessante dove vanno a nidificare gli uccelli migratori, ma c'è anche una grande ricchezza di fauna in generale e anche vengono ospitati alcuni eventi di carattere ricreativo e visite delle scuole dei ragazzi. Per tutti questi motivi sono convinto che Casè Gerola merita una visita, ma merita anche, è un paese, un luogo dove è bello anche vivere. Quindi benvenuti ancora, buona giornata e a presto. Sì, ecco, insomma, tanta carne al fuoco, quindi non perdiamo altro tempo. Mi segui e andiamo alla scoperta di Casè Gerola. Con piacere. Siamo all'interno di questo meraviglioso luogo di culto che è la collegiata di San Giovanni Battista, la chiesa parrocchiale di Casè Gerola, e siamo con Don Maurizio che ci ha spalancato i portoni di questo capolavoro. Dico bene? Sì. Sì, buonasera. Questo veramente è il capolavoro non soltanto del paese, ma possiamo dire con sicurezza di tutto l'intero Oltrepò pavese. Al di fuori della città di Pavia c'è questa, l'insigne collegiata di San Giovanni Battista, e poi c'è Sant'Albino di Mortara, che sono gli altri due luoghi carichi di storia, di arte, di opere veramente uniche. Qui siamo in quella che è l'unica chiesa gotico-lombarda pura che esiste in Oltrepò pavese. Viene eretta sul finire del 1300 dai frati dell'osservanza di San Bernardino da Siena, i cosiddetti zoccolanti, infatti ovunque, nelle chiavi di volta della navata centrale, sopra alle mie spalle, in alto nell'arco trionfale, troviamo il sole raggiato, sole bernardiniano con IHS. Struttura pienamente gotica, cioè i fasci di colonne e i contrafforti esterni reggono tutta l'edificio, per cui si possono aprire ampie finestre che danno luce all'interno. Interno molto luminoso, dove i giochi di luce, della luce solare con il colore del mattone, delle colonne e delle arcate danno dei bellissimi effetti. Abbiamo una serie di opere d'arte custodite all'interno di questa architettura che già in sé è un'opera d'arte, che sono innanzitutto il ciclo di affreschi quattrocenteschi più esteso al di fuori della città di Pavia, una statua marmorea databile attorno al 1470, opera di Giovanni Antonio Amadeo, l'architetto della Certosa di Pavia, un trittico in terracotta policroma all'interno della Cappella Bottigella, che poi andremo a vedere, che è il più esteso e meglio conservato trittico in terracotta policroma quattrocentesca della Lombardia. E qui alla mia destra l'altro capolavoro, il trittico attribuito a Cesare da Sesto, olio su tavola,
Cesare da Sesto, per chi non l'avesse mai sentito nominare, è il discepolo prediletto di Leonardo da Vinci. Io racconto un aneddoto per cercare di inquadrare bene chi sia Cesare da Sesto. Stendhal, che non era certamente l'ultimo dei critici d'arte, dava come capolavoro di Leonardo un'opera che è custodita a San Pietroburgo, che gli studi moderni hanno invece attribuito con sicurezza a Cesare da Sesto. Questa serie, questa concentrazione di opere d'arte, sempre alla Cappella Botticella, poi andremo a vedere, abbiamo un ciclo di affreschi databile attorno agli inizi degli anni 60 del 400, attribuiti da Vittorio Sgarbi a Vincenzo Foppa giovane. Poi abbiamo qui alla mia sinistra la Cappella del Rosario con un bellissimo affresco, quello che rimane dell'affresco dell'Assunzione della Vergine del maestro di San Primo, un pittore pavese sempre degli anni 60 del 400, e poi nell'altra parete, la parete sud della chiesa, una rappresentazione della Battaglia di Lepanto, che è una rappresentazione diremmo fotografica, perché un casellese che era fra Bernardino Gabrielli partecipò in quanto precettore giovannita di San Pietro di Casei alla Battaglia di Lepanto. Tornato a casa fece dipingere sulla parete sud della collegiata questo affresco. Ci ha aperto il cancello di questa opera d'arte in tutti i sensi. Alla Giacobbo? Alla Giacobbo. Anche perché non tutti possono vedere questo ambiente, un ambiente che usiamo come sacrestia, e anche la visita diciamo non è di libero accesso sempre, ci vuole qualcuno che accompagni. Questa è la Cappella Sistina dell'Oltrepò Pavese, abbiamo il ciclo di affreschi attribuito, come dicevo prima, da Sgarbi a Vincenzo Foppa. Abbiamo questa bellissima statua in marmo di Candoglia, 1470, opera di Giovanni Antonio Amadeo, e questo è il trittico sempre coevo, 1470-72, che esce dalla bottega dei Solari, che sono plastificatori pavesi, anche loro attivi nella cantiere della Certosa. Qui in pochi metri quadri è concentrato un condensato di arte quattrocentesca raro, non soltanto in provincia di Pavia, ma in tutto il territorio lombardo. Tutto grazie a questo personaggio straordinario, che è raffigurato qui, poi raffigurato nella terracotta, è raffigurato poi anche nell'affresco. Questo è Giovanni Matteo Botticella, un personaggio straordinario del 400 pavese lombardo, segretario di Filippo Maria Visconti, aulico di Francesco Sforza, consigliere segreto della duchessa Bona, rimane in auge per circa 50 anni nelle vicende politiche del Ducato di Milano. Non è soltanto un uomo politico, è anche amante dell'arte, della letteratura, è amico intimo di Lorenzo il Magnifico, di Enea Silvio Piccolomini, che poi diventa papa col nome di Pio II, fondatore di Pienza, la città umanista per eccellenza, è anche un grande imprenditore. Per far capire questa figura io dico sempre: prendete un terzo di Sgarbi, un terzo di Berlusconi, un terzo di Andreotti, shakerate bene, portate nel 1400 ed esce Giovanni Matteo Botticelli. Qui poi vi dico ancora una cosa. Vedete questa maiolica con San Matteo, quattrocentesca? Questa era una di quelle maioliche che si incassavano all'interno delle proprietà, delle case, proprietà del Policlinico San Matteo, di cui Botticella furono anche tra i fondatori. Don Maurizio, sono davvero emozionato di aver raccontato con le nostre telecamere come ha definito lei questa Cappella Sistina dell'Oltrepò Pavese. È stato davvero così gentile di aprircela per noi, la ringraziamo davvero di cuore. Grazie a voi, e poi chi vuole venire a vedere i nostri capolavori sono a disposizione.
Bene, amici di Itinerari, sono entrato in questo storico luogo di Casei Gerola, trasuda davvero di storia. È considerato il palazzotto, così viene definito, ha a che fare nella storia anche con il conte Carmagnola, conte di Carmagnola. Siamo con Lucio, storico locale. Lucio, ho detto bene, questo è un luogo simbolo. Sì, sì, è una parte di un antico palazzo, dell'antico palazzo pretorio. Proseguiva, queste erano solamente due sale, al piano nobile e al piano superiore, e al piano inferiore era probabilmente la guarnigione, dove c'era la guarnigione. Quindi è stato costruito intorno alla metà del 1300, dopo la distruzione di Casei operata da Francesco Scotto per conto dei Piacentini nel 1304. Interessante questa distruzione perché Casei era molto ricca allora. Per far presto ad arraffare i gioielli, hanno tagliato le dita agli uomini e strappato le chiome alle donne per far presto a raccogliere i gioielli. Quindi vuol dire che c'era molta gente che poteva permettersi tutto questo. È diventato poi l'abitazione di Francesco Bussone, conte di Carmagnola. Nel 1414 Filippo Maria Visconti concede il feudo di Casei e di Castelnuovo a quello che viene normalmente chiamato conte di Carmagnola, ma che non è mai stato conte di Carmagnola. Lui era nativo di Carmagnola. Lui è sempre stato conte di Casei e Castelnuovo, o viceversa di Castelnuovo e Casei. Come mai ha scelto Casei invece di Castelnuovo? Castelnuovo era già da allora più grande di Casei, almeno il doppio. Oggi è il doppio e allora all'incirca lo stesso. Perché Casei era meglio fortificata. Casei era praticamente una fortificazione quasi inespugnabile. Ha scelto Casei, ma non poteva abitare nel castello perché il castello era in fase di ristrutturazione. È stato ingrandito, nell'ingrandimento è stata distrutta la chiesa di San Guglielmo e rifatta poi vicino, la chiesa che vedremo poi in un secondo tempo all'esterno. Quindi il conte di Carmagnola si stabilisce in questo palazzo, che era appunto il palazzo pretorio. Il conte di Carmagnola è importante perché nel 1417 sposa Antonia Visconti, cugina di Filippo Maria Visconti. Quindi questo feudo era molto importante nel Ducato di Milano. E Antonia Visconti si mette tranquillamente in questo palazzo, lo fa diventare proprio un palazzo signorile e con uomini d'arme, con ambasciatori, eccetera. Quindi Casei in quel periodo vive il suo, forse uno dei suoi migliori periodi. Poi naturalmente decade tutto fino a diventare questo palazzo. Una parte del palazzo non esiste più, l'altra parte del palazzo, pericolante, viene acquistata dal dottor Baldi, e per fortuna, perché oggi possiamo vederla restaurata benissimo e così com'è, altrimenti io credo che non sarebbe arrivato fino al giorno d'oggi, sarebbe caduto questo palazzo. Grazie mille, Lucio, di questa descrizione fatta davvero col cuore. So che ti ritroveremo nel corso della puntata perché ci farai scoprire altre grandi bellezze di questo territorio, e nel frattempo io vado a scoprire questo luogo davvero così intriso di storia.
Chi ci fa una borraccia nella sala del Consiglio Comunale di Casei Gerola? Beh, semplicemente perché siamo con Marco, che è il presidente della Consulta dei Giovani, giovanile, ma ovviamente anche consigliere comunale. Perché Marco? Perché ovviamente la sua associazione, il suo gruppo di lavoro, più che associazione, guarda molto all'ecosostenibilità rivolta soprattutto alle nuove leve, un messaggio importante. Esattamente Stefano, buongiorno a tutti. Sì, come diceva Stefano, come introduceva Stefano, siamo fin da subito dal nostro insediamento, abbiamo voluto portare avanti il tema ambientale e siamo riusciti, ecco, a portare a casa una importante collaborazione sul nostro territorio con NaturaSì e abbiamo distribuito quasi 300 borracce l'anno scorso tra le scuole elementari e medie. È una bella cosa secondo me, perché è proprio un buon punto di partenza e il tutto, ecco, poi mi spiace molto a causa proprio della pandemia che il nostro progetto si è interrotto, ma solamente momentaneamente. Infatti iniziamo già a riprendere a ottobre, nel nostro comune partirà la raccolta porta a porta che vedrà proprio protagonisti giovani. Siamo molto attivi, vorremmo fare una campagna social, informativa, molto semplice, molto comprensibile, in modo che arrivi a tutti, ecco, coinvolgendo anche i cittadini. Avremo modo, ecco, speriamo di riuscire a realizzare dei video proprio con i cittadini, in modo, ecco, da coinvolgerli e da renderli partecipi in un tema che un tema ambientale vediamo anche a livello europeo, se vogliamo, tra le direttive europee, l'agenda 2030, dove il tema sulla salvaguardia dell'ambiente è molto forte. Inoltre, ecco, vorremmo proseguire proprio sul tema del plastic free, con una collaborazione con NaturaSì e magari, ecco, con qualcuno che, visto che abbiamo avuto diverse anche richieste di partecipazione, ci piacerebbe, ecco, sempre coinvolgendo i ragazzi, i bambini, realizzare, ecco, delle iniziative come ad esempio l'orto sociale, sarebbe una cosa molto interessante soprattutto per la nostra campagna Casei Gerola. E ancora, ecco, sarebbe bello, questo mi piacerebbe molto, diciamo, ecco, disporre, ecco, soprattutto per le scuole degli erogatori di acqua, in modo da eliminare totalmente le bottigliette di plastica. Inoltre, ecco, la nostra consulta giovanile insieme, ecco, ai ragazzi che comunque mi aiutano, e questa secondo me è una bellissima cosa per un paese piccolo dove i ragazzi, ecco, sono partecipi, le nostre idee, ecco, nascono proprio dalla partecipazione di tutti. Ecco, io rappresento la consulta, ma assolutamente non sono solamente le mie idee, perché le teniamo, ecco, proprio le prendiamo in considerazione tutti insieme. Infatti, ecco, abbiamo realizzato delle lezioni di benessere proprio al Parco Le Folaghe, che è secondo me un punto forte del nostro comune, dove, pensando proprio, ecco, al periodo che abbiamo vissuto, ovvero il fatto della sedentarietà di casa, l'abbiamo, ecco, voluta trasformare in queste lezioni proprio di benessere, proprio volte, ecco, a lasciare la sedentarietà di casa e passare qualche ora in mezzo alla natura, utilizzando magari anche le bottigliette, le borracce di plastica che non sono bottigliette di plastica. Bene Marco, soprattutto complimenti per quello che fai, soprattutto perché ovviamente ti rivolgi a una categoria, quella dei giovani, molto sensibile oggi al rispetto dell'ambiente, quindi viva l'ambiente sempre. Grazie mille Stefano. Casei Gerola, come ha detto il sindaco nella sua introduzione, è un luogo sì di passaggio, ma anche un luogo ricco di amicizie, di condivisione, e i bar e i locali sono uno dei posti più frequentati di questo paese. Allora andiamo a conoscerli. Siamo quindi al Bar Sport, colazione. I bar sono qui a Casei Gerola, sono un luogo, insomma, di ritrovo. Esatto, Casei Gerola è un posto magico. Magico su tantissimi aspetti. Vi piace quindi? Viverci non è da tutti, diciamo.
che poi appunto ci sono pochi posti che sono attivi ancora dove ci si può ritrovare, un po' di sano convivio, e anche per questo insomma cercheremo di lavorare anche su questi piani. Altro giro, siamo al bar di Elena e siamo con Elena. Quanto è importante qui a Casei Gerola il ruolo dei bar? È importantissimo, perché sono tutti punti di aggregazione, di stare insieme. Infatti non abbiamo demorso nemmeno con l'asporto, in modo tale che la gente aveva comunque un punto per ritrovarsi e scambiare anche solo qualche minuto, qualche parola. Siamo sulla strada provinciale per Voghera, siamo al Caravanserraglio, ovviamente altro luogo ricettivo di questo territorio. Qui che si fa? Si mangia tante cose buone, di prima qualità, cioè giusto di casa, cose semplici, di gusto, e come essere a casa in poche parole, come mangiare a casa propria. Ultima tappa, la scoperta dei locali del territorio, siamo alla frazione Gerola, siamo con Emanuela che è insomma responsabile del bar L'Ultima Spiaggia, ovviamente qui è un luogo ovviamente dove di passaggio fondamentale. Sì, abbastanza, ultimamente non molto, però passano tante persone. Ecco, cosa oltre al bar, voi avete, ho visto che avete anche tabacchi, avete un sacco di altre cose positive per chi davvero transita su questa importante strada. Sì, beh, ci sono tabacchi e giochi, sisal, lotto, abbiamo queste cose qui, però abbiamo anche un po' tolto alcune cose, prima c'erano giornali e abbiamo dovuto toglierli perché non andava più molto, è un periodaccio diciamo, però cerchiamo di rendere più servizi possibili alle persone di passaggio e anche al paese se necessario. Siamo nei giardinetti di Piazza Unità d'Italia, attorniati da opere d'arte, molte dei quali firmate dallo storico grande pittore Bisio. Siamo ancora con il sindaco Tartara. Perché? Perché qui a Casei c'è un museo itinerante. Sì, c'è la cosiddetta Arte Diffusa, un'associazione, l'Associazione Culturale dei Beni di Arte Contemporanea, da più di 10 anni promuove appunto l'arte diffusa nel paese attraverso diversi monumenti e diverse riproduzioni di quadri che sono stati collocati nei pressi di tante abitazioni e che permettono a chi visita il paese di godersi anche questa eccezionale visione di arte contemporanea, insieme ad un museo, ad un piccolo museo permanente che abbiamo sempre qui nella nostra piazza, nei pressi di questo giardino. E colgo l'occasione per introdurti il presidente Pasqualino Urni. L'attività è iniziata, diciamo, in un'occasione triste, quando la moglie del maestro Pietro Bisio è deceduta, e in un momento così appena dopo, diciamo, l'evento, ci siamo incontrati a casa sua e lui esprimeva il desiderio di dare un po' di più al paese, quindi di lasciare un ricordo particolare. In 448 abbiamo buttato l'idea di un progetto che è ancora in corso. Questo progetto significa realizzare all'aperto un museo dove tutti lo possono vedere passeggiando per il paese con le opere del maestro di Bisio, e non solo le opere del maestro di Bisio, ma quella dei suoi amici, quella dei suoi conoscenti. E così è stato fatto. Nel 2009 abbiamo iniziato alla frazione Gerola con l'installazione di un monumento formidabile dal punto di vista dei ricordi e anche altro, che si chiama la Carata del Bartulè, e da lì poi è partita tutta l'idea di trasferire le immagini di Pietro Bisio, gli originali, su un tipo di materiale che potesse tener conto e tenere vita lunga all'esposizione delle intemperie. E abbiamo trasferito tutta l'immagine di opere d'arte del maestro Pietro Bisio su un materiale che si chiama D-Bond, è una specie di alluminio dove le immagini durano nel tempo. Nel frattempo il maestro Pietro Bisio ha costituito un gruppo di amici, tutti artisti, che è stato chiamato Gruppo 7, a cui devo e sono grato perché hanno aiutato anche loro e hanno donato delle sculture per il paese.
siamo arrivati ad oggi a realizzare dei percorsi dove le persone, seguendo anche visite guidate, accompagnamenti particolari in luoghi particolari, a far sì che le persone girino per il paese e addirittura gli venga spiegato il progetto e tutte le attività inerenti a questo progetto. Adesso ad esempio possiamo andare nella nostra sede dove possiamo parlare del futuro e quindi della porta del Trepò, dei mosaici che sono in fase di costruzione e praticamente di un ricordo anche al nostro Dante Alighieri. Adesso entriamo nella nostra sede dove si può vedere il progetto che realizzeremo quest'anno, perché abbiamo lavorato anche in periodo Covid, era un'attività che ci consentiva di poterla fare e quindi abbiamo fatto questo mosaico nella mia sinistra qui contro il pilastro, faremo quest'anno la porta dell'Oltrepò che vediamo dentro sotto forma di miniatura, ricorderemo Dante Alighieri perché faremo anche lì un mosaico che andrà poi posizionato nella nostra piazza Dante Alighieri, quindi renderemo omaggio anche al sommo poeta e poi ricorderemo anche Pelizza da Volpedo sempre sotto forma di mosaico. I mosaici sono in via di installazione e adesso andiamo a verificare la porta dell'Oltrepò. All'interno del santuario della Madonna delle Grazie di Sant'Agostino ritroviamo anche il nostro storico Lucio. Qui è un luogo, un'altra perla artistica di Casei Gerola, molto frequentata dai fedeli del territorio. Qui addirittura c'è stato Sant'Agostino, non vivo, ma sono arrivate le sue spoglie quando ovviamente veniva trasportato dalla Sardegna per poi essere tumulato a Pavia. Lucio, raccontaci qualcosa di questo meraviglioso luogo di fede, di culto, ma anche sotto il profilo architettonico molto interessante. Sì, dunque comincerò dall'oggi, da come è oggi il santuario. Il santuario oggi è tardo rinascimentale. È molto simile a tutte le costruzioni rinascimentali e arieggia un pochettino, seppur in molto 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 in maniera molto più piccola, il Duomo di Pavia. Noi possiamo vedere, ed è l'unico esistente, possiamo vedere l'affresco che dal punto di vista artistico non ha molto di pregevole, però è importante dal punto di vista storico. L'affresco riporta proprio questa solenne processione da Genova fino a Pavia passando da Casei con il corpo di Sant'Agostino. Arriviamo al 723, quando il re longobardo Liutprando decide di acquistare per 60.000 scudi d'oro il corpo di Sant'Agostino dagli fedeli per essere portato a Pavia. Quindi acquista il corpo, da Cagliari viene portato il corpo a Genova tramite nave, naturalmente, da Genova a Pavia viene portato in una solenne processione. Questa processione si snoda attraverso l'Appennino. Una delle tappe fu Savignone, forse una delle tappe più importanti, perché dicono gli storici che lì avvenne un miracolo particolare. L'arca con il corpo di Sant'Agostino non si alzava più da terra, non era possibile alzarlo da terra. Solamente quando re Liutprando fece voto di donare il terreno al monastero di San Pietro in Celdoro, solo da quel momento si riuscì di nuovo ad alzare l'arca.
Quindi, in un giorno di cammino, da Savignone si giunse a Casei, esattamente in questo posto, dove si fermò una notte il corpo del santo, e pare che anche qui avvenisse qualche miracolo. Infatti, anche qui Liutprando fece la stessa donazione, la donazione dei campi attorno a quello che oggi è il santuario, sempre all'abbazia di San Pietro in Celdoro. C'è un altro santo che passava di qui da vivo, ma da bambino, e è San Luigi Orione. San Luigi Orione passava di qui da bambino, da Ponte Curone, la strada che c'è davanti al santuario porta Ponte Curone, passava da Casei, da Ponte Curone passava da Casei per andare a Molino dei Torti, presso il parroco di Molino dei Torti, Don Milanese, che era stato viceparroco a Ponte Curone. Andava da Don Milanese per farsi, per cercare aiuto per poter entrare in seminario. Sappiamo poi che è entrato nel seminario, è diventato sacerdote, eccetera. Mentre passava di qui, vedeva questo santuario chiuso e guardava dal buco della chiave e vedeva l'affresco della Madonna delle Grazie di Sant'Agostino, tutto sbrecciato, la chiesa messa in cattivo stato, e così da bambino aveva fatto il voto di riaprire al culto questa chiesa se fosse riuscito a diventare sacerdote. Nel 1944, durante la guerra, fu riaperta al culto. Il 7 settembre 1944, al suono delle campane della chiesa parrocchiale, perché qui non c'erano ancora le campane, veniva benedetta dal vescovo questa costruzione. Il giorno dopo, l'8 settembre, si ricominciò a celebrare la messa. Vi raccontiamo adesso una bella storia del mondo associazionistico di Casei Gerola e la Proloco Casei Gerola. Siamo con due volontari, il presidentissimo Costanzo ed Emanuela. Ciao a tutti, ciao anche a voi ovviamente. Casei Gerola è una realtà che stiamo visitando oggi, ma vogliamo anche capire un po' il tessuto associazionistico. Voi siete un po' il fiore all'occhiello del mondo ovviamente delle associazioni. Ecco, che cos'è che fate esattamente? Allora, noi ci siamo insediati nel momento migliore, cioè a settembre dell'anno scorso, e quindi siamo stati fermi un anno senza poter fare assolutamente nulla. Abbiamo messo giù a dicembre, quando tutti ci davano dei pazzi, e in effetti lo siamo, anche visionari, un calendario molto ambizioso che adesso a luglio potrà finalmente prendere vita. Noi partiremo con un calendario soft, una partenza soft l'8 di luglio in questa piazza, con una serata di musica dal vivo e pizza, per poi avere 9, 10, 11, una tre giorni molto intensa nella nostra area di 6.500 metri quadri, dove possiamo ospitare fino a 1.000 persone senza problemi di afflussi, con tributo a Vasco Rossi, con gli Havana Club e due musicisti di Vasco Rossi. Il 10 di luglio, giusto? L'11 di luglio avremo un tributo a Ligabue con un musicista di Ligabue, e il 9 di luglio una serata DJ set fatta per i ragazzi. Infatti avremo anche abbinato i nostri coscritti con il DJ di 105 Paolo Noyes. Passo la parola alla mia collega per il resto. Praticamente io vorrei precisare una cosa: tutto questo è stato sicuramente possibile grazie al fatto che siamo stati seguiti da un gruppo eccezionale di professionisti, quindi a livello di sicurezza siamo molto molto stati fortunati sicuramente. Ma il nostro ringraziamento va anche e soprattutto al sindaco di Casei Gerola, Leonardo Tartara, perché, come vi ha anticipato il mio collega, ci ha offerto una generosa area in cui poter far svolgere tutti i nostri eventi.
quindi direi che più di così siamo molto fortunati. Meglio di così non si può chiedere. Allora, esatto. Insomma, io vi ringrazio. Una piccola premessa: gli eventi non termineranno con quella 3 giorni, ci saranno altri 2 eventi a metà mese, sempre qui in piazza, e altri 2 eventi molto grossi, il 30 e il 31, nell'area grande, con tributo ai Queen e tributo a CDC, quindi andremo sul rock. Tutte le serate ci sarà musica, birra e divertimento volontà. Poi avremo il nostro fiore all'occhiello, la chiusura del 4 di settembre, avremo nella nostra area i Legnanesi. Insomma, ultima cosa, anzi, importantissima. Ricordiamo a tutti che gli ingressi di qualsiasi evento sono contingentati, quindi è richiesta assolutamente la prenotazione, quindi prenotate. Allora, segnatevi tutte queste date sul vostro calendario, amici di Itinerari, perché davvero qui a Casei Gerola si balla e ovviamente ci si diverte tanto. Grazie ancora e vivi i volontari della Pro Loco. Grazie a voi. Ciao a tutti. Ed eccoci, amici di Itinerari, arrivati al nostro momento enogastronomico di questa puntata dedicata a Casei Gerola. Siamo in uno dei luoghi simbolo dell'enogastronomia di questo territorio. Siamo all'hotel al ristorante Bellinzona. Tanta storicità, tanta tradizione. Siamo con Cristina, che insieme alla sua famiglia è la titolare di questa bellissima realtà, un punto di riferimento per chi davvero vuole mangiare bene e soprattutto in modo curato. Cristina, noi siamo golosi. Cosa ci hai preparato? Allora, oggi vi ho preparato... Allora, noi siamo famosi per i primi piatti, quindi la pasta fatta in casa, quindi ho preparato delle tagliatelle con diversi sughi, cioè questo è un sugo con la cipolla di Tropea e quello invece è un sugo, questo, un sugo leggermente piccante a base di pomodoro, un po' di peperoncino, per poi passare ai classici agnolotti di stufato e gli gnocchi... classici al sugo di carne, eventualmente poi noi le prepariamo anche con altri sughi, possono essere gorgonzola e zafferano o anche magari il burro e salvia, perché essendo fatti in casa quindi si sente molto anche soprattutto il gusto dello gnocco. Ecco, questi sono i nostri primi. Come secondo piatto vi ho preparato dell'anatra all'arancia, un sauté di pollo al curry accompagnato con del riso rosso e poi abbiamo anche una lombata alla brace, anche prepariamo, anche facciamo anche degli altri piatti che però sono, diciamo, anche prevalentemente un po' invernali, che possono avere il carrello dei bolliti, gli stracotti anche, che però adesso in questo momento, in questo periodo, certo, è inevitabile. Poi vedo un sacco di dolci davvero, poi ce n'è uno, so che ce lo devi far assaggiare. Questo che poi vi farò assaggiare è il nostro dolce classico, è un dolce con l'amaretto, è un dolce a base di crema di mascarpone e con l'amaretto, che è proprio il nostro, diciamo, piatto principe, ecco, dopo le tagliatelle. Dopo la pasta fresca. Dopo e poi vedo delle fresca, altre torte, sì, davvero torte, particolari. Ecco, la classica crostata di marmellata, questa è una torta di mele e di pesche, ecco. Questi sono i nostri dolci e poi fondo i biscottini, che noi amiamo darli ai clienti, farli assaggiare con il caffè, ecco, alla fine del pranzo. Io sono rimasto incantato quando sono entrato nel tuo locale da una magnifica gigantografia di come era la tua trattoria, perché ti vanti, insomma, di essere di questa dinastia, insomma, di una trattoria proprio qui, in questo luogo magico, ecco, perché ovviamente, come ho detto all'inizio, voi rappresentate anche un po' la storicità dell'enogastronomia pavese. Dunque, diciamo che questo locale è tipicamente, come ha detto lei, familiare, quindi tutto è partito dai miei nonni, ecco, dai miei bisnonni, diciamo. Poi diciamo che mio papà è quello che poi dopo ha creato questo, ecco. E quello che poi lei ha potuto vedere è una fotografia che raffigura il nostro locale nel 1957, da dove è partito tutto, la vecchia trattoria, ecco. E poi da lì è nato il ristorante e adesso è questo, ecco, ci sono io e speriamo di poter andare avanti ancora per tanto tempo, ecco. Oggi siete un punto di riferimento per chi davvero, grazie, come dicevo, vuole mangiare bene. Grazie mille, grazie allora mille, dell'ospitalità, grazie. Cristina, grazie. Siamo golosi, ovviamente adesso andremo a assaggiare queste prelibatezze. Senz'altro, ancora. Grazie.
È un vero e proprio paradiso naturale a poche centinaia di metri dal centro abitato di Casaigerola. È il Parco delle Folaghe, una realtà davvero meravigliosa, laghetti, cioè ex cave che si sono trasformate. Eugenio, che è uno dei volontari che si occupa di accogliere ovviamente tante famiglie che vogliono visitare questa meravigliosa realtà, sono delle cave che sono state trasformate in una vera e propria oasi. Il parco si estende su ex cave di argilla naturalizzate, praticamente sono state scavate tra il 1960 e il 2000 e ha un'estensione di 70 ettari, ha un'area di rispetto di 2150 ettari tutto attorno e è inserito in un ambiente, in una ZRC, una zona di ripopolamento cattura, di alcune migliaia di ettari, quindi qui intorno la situazione, diciamo, è completamente protetta, non so. È stato chiarissimo. Ecco, Eugenio, io volevo sapere una cosa. Io ho fatto un giro insieme a te in questo meraviglioso parco, ci sono tre o quattro zone umide molto belle, molto grandi, e ho visto un sacco di uccelli, di specie, di uccelli, di volatili in generale. Il lago, il parco è diviso in due zone fondamentali, il lago vero e proprio dove l'acqua è perenne e le zone esterne al lago dove l'acqua è più instabile, dove tende a seguire le stagioni, però queste zone esterne sono anche le più ricche di fauna. Il lago nasconde un'insidia, purtroppo negli anni degli sconsiderati hanno introdotto i siluri che nel tempo sono diventati giganteschi e riescono praticamente a eliminare tutta la fauna alata, quindi tutte le specie sono all'esterno del parco, all'esterno del lago. Abbiamo le zone esterne, hanno diverse tipologie di ambiente, passiamo dal bosco allagato, al canneto, alle acque aperte, alle acque con vegetazione sommersa, ma non galleggiante, ma non emersa. Abbiamo molte specie, il parco è famoso per essere una zona di osservazione ornitologica a livello nazionale, essendo situata su una rotta di migrazione. Abbiamo una lista di specie che ormai sfiora le 300, abbiamo una lista annuale attorno alle 200 specie, è una piccola oasi in mezzo a un deserto culturale. Si può visitare? Assolutamente, è una delle zone più facilmente visitabili della provincia, non ci sono limiti se non nell'orario notturno, le strade sono percorribili da mezzi normali, ci vuole un po' di educazione e nient'altro. Quello è fondamentale. Eugenio, io ti ringrazio davvero di cuore per avermi fatto scoprire questo angolo davvero così bello e così suggestivo della nostra provincia di Pavia, soprattutto in bocca al lupo per quello che fai insieme a tanti altri volontari per questa bella realtà. Ti ringrazio. Siamo di fronte ad un altro pezzo storico di Casaigerola, importantissimo, è la chiesa di San Guglielmo, risalente al XV secolo. Anche in questo caso c'è un aneddoto, ritroviamo qui Lucio, storico locale, davvero singolare, legato alla storia invece del castello, giusto? Sì, dunque è legata alla storia del castello, nel senso che questa chiesa esisteva già, meglio, la chiesa dedicata a San Guglielmo esisteva già intorno al 1200 ed era dove oggi c'è il castello, nel senso che il castello c'era già anche allora, ma è stato ingrandito e quindi avevano bisogno di più spazio, è stata distrutta la chiesa e ricostruita qui, in quello che oggi è il suo omonimo vicolo. Dunque, il castello è stato ingrandito tra il 1405 e il 1426 e proprio nel 1426 è stata ricostruita questa chiesa. Lo dice la lapide che c'è sul frontone della facciata, che dice questo, ve la dico in italiano perché altrimenti è inutile che parli in latino, dunque. 1426, il giorno primo di luglio, Stefano Olevano di Casei, e qui è importante questo di Casei perché dice un nome latino che io ho trovato solamente qui, De Caxellis,
mai sentito. È molto vicino al nome comune usato da Casei, Casel Caselarum, ma De Caxellis non l'avevo mai sentito. Figlio del signor Giorgio. Dice, fece fare questa cappella in onore di Dio, della Vergine e di San Guglielmo. La parte più bella della chiesa sono le due finestre in cotto e il piccolo campanile a vela che c'è sopra il tetto. Grazie mille Lucio anche per questi interessanti aneddoti, e noi continuiamo il tour invece alla scoperta di Casei Gerola. Siamo arrivati nel luogo simbolo di Casei Gerola, ovvero il castello. Qui ovviamente c'è una lunga storia da raccontare, e chi meglio di Giovanna, oggi la titolare, fortunata lei, di questo maniero può farlo. Giovanna, raccontaci qualcosa di questo castello, ovviamente entriamo un po' nel dettaglio, soprattutto grazie di averci ospitati. Grazie a voi e benvenuti. Io ci tengo a dirvi intanto come mi è arrivato in proprietà, che me l'ha donato ancora in vita la mia cara cugina Marchesa Carola Squadrelli Durazzo, convinta che io ne avrei avuto cura, e così è stato. Io quando mi trovo qui e penso a questo maniero medievale dove si sono svolti tanti episodi di guerra, distruzioni e avventure, amo invece pensare che sia diventato il Castello delle Dame, perché come luogo di cultura, di serenità e di bellezza. E delle Dame ricordando mia cugina, la Marchesa Carola, poi è passato a me, poi le mie due figlie, Rosanna e Claudia, la nipotina che qua adesso c'è solo lei, ma comunque Alda Carola, e nel ristrutturarlo mi sono avvalsa dell'aiuto professionale dell'architetto Giovanna Franco Repellini, quindi altra presenza femminile qui in castello, e insomma siamo tutte donne e ne abbiamo una grande cura. Io vorrei mostrarvi il castello e magari poi dal di fuori continuare, se vi interessa, a dirvi brevemente la storia passata. Ben volentieri Giovanna, se mi accompagni, se mi fai strada, andiamo a visitare questo capolavoro storico e architettonico. Grazie ancora. Giovanna, mi hai accompagnato in questo luogo magico che era il fossato del castello. Sono curiosissimo, raccontami qualche aneddoto storico legato al maniero. Allora, questo castello è medievale, veramente antico e autentico. Il primo documento risale al prima del 1000, al 951. Poi da lì si susseguono altri documenti che attestano tutta le vicende che ha seguito il castello fino all'epoca dei signori feudali, che sono stati i conti di Rova Scala, poi i signori Beccaria e poi il conte di Carmagnola, ed infine nel 1431 Filippo Maria Visconti infeudò dei Casei il conte Guido Torelli, e quindi la famiglia, la casata di Torelli, e da allora detenne il castello con alterne vicende, ma comunque fino al 1808, quando l'ultimo della famiglia lo vendette all'avvocato Andrea Squadrelli
che era del luogo e era proprietario terriero e una famiglia di avvocati proprietari terrieri. Da lì, per altri 200 anni praticamente, il castello rimase agli Squadrelli. Poi è passato a me, che sono parente, cugina, e perché avevamo la nonna in comune, di cui conservo il ritratto in un grande quadro. Bene, Giovanna, sei stata precisissima e si vede che hai raccontato questa storia, con il cuore. So che ci devi far vedere qualcosa di particolare adesso. Saliamo? Sì, volentieri. Siamo nel cortile del castello e siamo con Giovanna, che è l'architetto, la mente del restauro di questo meraviglioso castello. Com'è nato questo restauro, nel vero senso della parola? Insomma, è stato complicato mettere insieme tutti i tasselli, tanti tasselli, perché questo castello negli anni, dei secoli, si è molto trasformato e queste trasformazioni hanno creato delle parti di distruzione, delle nuove costruzioni, e queste parti spesso erano tra loro anche slegate da un punto di vista strutturale. Faccio un esempio. Qua sotto c'è una stanza meravigliosa che non potete vederla perché è pericolosa, che parte da lì, gira tutto attorno e arriva qua. Quando abbiamo rifatto la pavimentazione è venuta la sovrintendenza archeologica, perché abbiamo tracciato tutti i muri della stanza sotto, che probabilmente era il primissimo castello, quello prima del 1000, che già c'era la struttura muraria, e poi quando sono venuti i Beccaria ci hanno costruito sopra e hanno utilizzato il vecchio castello come fondazione, creando questa risalita, no? Poi negli anni erano stati fatti dei rappezzi, per cui veramente non abbiamo dovuto rifare tutto l'intonaco. E anche la sovrintendenza, che non ama molto il rifacimento, ha dovuto ammettere che qua veniva via, non c'era niente da mantenere, ecco. Bene, architetto, io la ringrazio per questa dettagliata spiegazione. Io raggiungo Giovanna in un luogo magico perché voglio capire un po' la storia di questo maniero. Giovanna, alle nostre spalle c'è un pezzo forte di questo castello, sì, che è il Rivellino. Però cosa possiamo vedere qua all'interno del maniero? Ecco, mentre il Rivellino è qualcosa di originario dell'epoca, ed è già straordinario che ci sia, poi all'interno, siccome questo era un castello di difesa, quando nel Settecento, suppongo, è stato adattato a dimora, e quindi tutta la parte interna non è più medievale, ma è come fosse un palazzo. Io sto ristrutturando, quindi per ora vi posso mostrare la cappella privata e una sala di rappresentanza grande, perché poi se no ci sono anche dei salotti, ma meno grandi, insomma. Ma è ancora tutto in restauro. Vi mostro molto volentieri la cappella e la sala di rappresentanza, che non sono ancora finite, ma si possono vedere. Grazie Giovanna di averci spalancato questo meraviglioso castello, un pezzo forte di Casaigerola, ma direi dell'intera provincia di Pavia, recuperato e restituito ovviamente al territorio. Ti ringrazio, scappo, vado a vedere il tuo castello e poi continuo il mio tour alla scoperta di Casaigerola. È stato un grande piacere. Amici di Itinerari, chiudiamo qui questa bella, bellissima puntata dedicata a Casaigerola. Noi ci vediamo puntuali la settimana prossima e vi ricordo, come sempre, che il nostro è un territorio da visitare, ma anche da gustare. Ciao, alla prossima settimana!
in collaborazione con